che va per staccare per il comando Valéry. Così Valéry in vantaggio dalle Touquet Porsche AS, al suo esterno però Velvet Blue da Napoleon e Jewel Time, è passata Velvet Blue in seconda Valéry, in terza Vilma de Gleris, Necedda Círdan e Lola de Gleris. Le tre cavalle bene intervallate passano i 200 in 15.1 alla media di 15.5. L'avanguardia Velvet Blue in seconda Valéry, in terza Vilma de Gleris. Le posizioni non cambiano all'uscita dalla piegata e il quarto iniziale di Velvet Blue si completa in 32.7, siamo alla media di 21.8. Guida Velvet Blue avanti a Valéry in terza posizione, sempre Vilma de Gleris. Velvet Blue da Napoleon e Jewel Time, Cosimo Cangelosi. 47.4 i 600, media di 1.19. Guida Velvet Blue sempre avanti a Valéry e Vilma de Gleris, le posizioni non cambiano. Lungo l'arco della seconda e penultima piegata, all'avanguardia Velvet Blue su Valéry e Vilma de Gleris. Metà corsa in 1.03.9, 31.2 il secondo parziale, 20 scarso la media. Per Velvet Blue, battistrada avanti a Valéry e Vilma de Gleris. Non ci sono variazioni al completamento del giro, cronometrato in 1.19.6. All'avanguardia Velvet Blue, in seconda Valéry, in terza sempre Vilma de Gleris. Così le tre cavalle affrontano la piegata conclusiva, sempre Velvet Blue in evidenza. 30.2 il terzo parziale, 1.34.7 i tre quarti di gara, alla media di 18.9. Valéry spostata all'esterno della leader, completamento della piegata, ingresso in dirittura, Velvet Blue avanti a Valéry che è al suo esterno, poi Vilma de Gleris. Insiste Valéry che sta passando, Valéry così in vantaggio, sembra calare Velvet Blue nel finale. Valéry avanti a Velvet Blue e Vilma de Gleris, quarto finale in 31.4, 2.